Eccoci qua, Alessandro Cane, si torna a casa, in catapecchia dopo un'altra giornata di merda, ho pulito i tavoli, la moglie è già andata a casa prima, io ho guardato le robe, l'uso come salotto, ho finito il servizio al ristorante perché la casa non è abitabile. Adesso andiamo a casa a dormire nel letto, una specie di letto di quella specie di casa, dopo anni di 8 anni di superfici e 40, quasi 7 di una vita sempre combattendo con tutte le problematiche. Strada che è sfasciata e mi è partito anche un bullone del bike, è partito un bullone. Glicemia a 11 virgola non so, perciò sarà 200 e fa 230, insomma, un esempio. Ho mangiato solo una pizza e basta, e però non mi tiene più volta. Sono più, cioè, probabilmente siccome sono stressato, ho la resistenza, l'insulino resistenza, causata dal diabete tipo 2, perciò probabilmente produco insulina, ma essendo grasso ho ingrassato di 10 kg e più, di 13 kg insulina resistenza fa il resto. Adesso andiamo a casa a dormire perché non è venerdì, ma che cazzo faccio? Andare in giro a bere una birra con la glicemia alta non è il caso. Mangiare ancora meno, è l'unica roba che puoi fare qua, è andare in giro a mangiarti, e anche poi da solo che cazzo fai? Andare in giro a mangiare da solo di venerdì sera. E dopo trovi magari il cinese razzista che comincia a fare battutine, a chiamarti in Hawaii. Figuriamoci ragazzi, lasciamo perdere, meglio non spendermi sti soldi e metterli via per scappare. Passo con il giallo, ma non sono stato bravo. Come vedete, visto che è abbastanza presto, sono le due, non ci sono ancora le wet mark. Come vedete, comunque, alla fine, se non c'è gente, la strada è pulita, vedete? La puliscono ogni giorno. E qua c'è anche il wet market di giorno. Vabbè, qualche cartaccia che è lasciato qualche villano qua, ma qua sono così, loro buttano a terra. Una volta ero andato a fare un picnic a Nimbom, ricordo una grigliata, buttavano i bastoncini dei barbecue nella ruscella, che c'avevano i bidoni dell'immondizia a due passi. Comunque sì, non ho perso tutte. Ho perso tutta la voglia, ho perso tutto l'entusiasmo. Cioè, dopo 8 anni, ok, a rincorrere qualcosa che non potrò mai avere. Tutto in mano alla signora e gestisce lei, se ha voglia, se non ha voglia, chiude. Voglio chiamo qualcuno, ma ho visto che a quest'anno, peggio ancora dell'anno scorso, non abbiamo mai avuto un aiuto in nessuna festa, nonostante c'era questa storia delle feste e lei aveva fatto un gruppo anche con quest'altro personaggio qua che continua a leccare il culo e dire ah, vi aiuto io, non preoccupatevi, alla fine non si presenta neanche, perciò non ci siamo.
io mi sto ammalando sempre di più e non ce la faccio, cioè non ce la faccio più a fare tutto quello che facevo prima. Pulivo la casa, chiamavo le donne a pulire la casa, ma era una casa, era uno schifo di casa, ma e comunque aveva un bagno, un mattonelle a rotte, vabbè, ma c'era il mattonelle. Dopo avevamo rifatto la cucina perché era tutta marcia e l'avevamo rifatta tutta, speso dei soldi anche per tinteggiare, e dopo vabbè ci sono stati danni fatti da quelli che abitavano di sopra, che avevano praticamente delle perdite di acqua e avevano rovinato tutto il balcone che avevano appena tinteggiato e pagato la tinteggiatura. Però c'era un accumulo di cose sparse in giro per una mancanza, perché non possiamo più permettermi di chiamare le signore a pulire e non avevo più tempo di pulire da solo, perché da sei dipendenti che aveva la signora mi sono ritrovato da solo e perciò doveva essere sempre lì a sgombare. Come vedete adesso siamo arrivati qua nella catapecchia più schifosa di tutta Gini. E io sono lo straniero che vive peggio di tutta la Cina, perlomeno l'italiano, perché gli stranieri quando cominciano a vivere male qua, vanno via. Ci vediamo al prossimo video, sperando che ci sia. Ciao ciao, iscrivetevi.